Un'autentica festa a cui hanno preso parte circa 22.000 spettatori che hanno risposto alla chiamata della nuova società guidata dall'imprenditore Dario Mirri. E la gente ha risposto in grande stile, offrendo una coreografia certamente di altre categorie. Si dice che l'attesa scaldi le emozioni, ma sono proprio serate come queste che fanno salire il termometro delle aspettative e dell'entusiasmo di una tifoseria ferita, ma allo stesso tempo pronta a risorgere dalle proprie ceneri. I tifosi si sono riappropriati del Palermo, che noi, il Palermo per noi è il nostro giocattolo. Io sono nato un giocattolo, un pallone, un Palermo. E quindi è ritornato nostro, perché prima c'era un presidente che ha fatto bene e poi è finito come è finito, però era il padre padrone. Quindi quando noi ci innamoravamo di Guidolin, Piglia non mannava, quando ci innamoravamo di Leodossi non mannava, Iachina non mannava, quindi il Palermo non era più nostro. Infatti per la gente negli ultimi anni si è stancato, infatti poi manca gratis se veniva. Oggi invece è vero che c'è, sì, siamo in Serie D, però con grande dignità, con onestà, ricominciamo dal capo, ci sbracciamo, grazie a Mirri, che bisogna lodarlo, ed è giusto che la presidenza sia andata a lui, quindi, perché lui ha messo soldi prima e quando c'erano, per non fare perdere di 4 punti, c'era anche la speranza, quindi se lo meritava lui, è giusto essere così. E ci sta creando un grande affetto, questa festa l'ha organizzata lui, quindi ci sono le buone prospettive. Così è stato dichiarato, così è stato detto dal presidente Dario Mirri e dal vicepresidente di piazza. Presidente Dario Mirri, che è seduto come consuetudine al suo posto in gradinata e che seguirà la partita da lì. Ripartiremo dal Palermo nuovo, appunto il Palermo che si prepara ad affrontare la Serie D, e dal Palermo delle vecchie glorie. È stata una serata in cui il pubblico palermitano si è riappropriato della propria squadra del cuore, perché solo diffondendo questo amore per i colori rosanero si possono creare i presupposti per far crescere tanti giovani con questo senso di appartenenza. Anche il polverone che si è creato alla vigilia di questa festa per aver invitato Fabrizio Miccoli per la sua presenza allo stadio, al momento del suo ingresso in campo lo stadio ha iniziato a tremare. Sull'argomento si è così espresso il presidente Dario Mirri. Lui è stato un calciatore, gli altri ambiti, l'ho detto, non mi riguardano, sono della magistratura. Miccoli, ho letto che ha fatto anche un comunicato oggi chiedendo scusa, ma ripeto, questi sono aspetti che riguardano la sua sfera personale, non quella sportiva, dove lui è stato un bomber, un giocatore, sul tema ovviamente che ha sollevato Maria Falcone, che ovviamente io condivido al 100% le sue parole. È chiaro che c'è una ferma condanna per qualsiasi mafia o qualsiasi altra cosa che non sia la giustizia. Nel corso della serata, magistralmente presentata da Salvo Ficarra, Toni Sperandeo e Roberto Lipari, è stato presentato il nuovo inno, tutto a tinte rosanero, con la speranza che il nuovo corso possa accomunare e avvicinare tutta la tifoseria rosanero sparsa per il mondo. È stata una serata dalle grandi emozioni. I tifosi hanno ritrovato la voglia di riempire lo stadio. Adesso spetterà a questo nuovo team cercare di portare nuovamente in alto questi colori. La rinascita passerà da iniziative come queste, ma anche da iniziative e soprattutto dai gol di Ricciardo, dall'estro di Santana, dalle parate di Pelagotti e dalle giocate frizzantine di Martinelli, Felici, Martin e Rizzo, oltre all'esperienza del palermitano Crivello, ultimo arrivato. Ma la festa era per loro, per coloro i quali hanno scritto delle pagine indelebili della storia del calcio palermitano, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutta la tifoseria rosanera. Per cui ascoltiamo cosa hanno detto nell'ordine Zaccardo, Bombardini e il bomber Luca Toni. Zaccardo, che impressione fa partecipare a questo momento di rinascita del nuovo Palermo, tu che hai vissuto le glorie più alte del precedente Palermo?
Ma è stata una bella iniziativa del presidente Mirri e dei suoi collaboratori. Sono contento di aver partecipato a questa serata, di gioia, c'era tanto pubblico. Ho rivisto vecchi compagni di squadra e altre leggende che hanno fatto grande il Palermo negli anni. Quegli anni dove ero io sono stati anni meravigliosi, a Palermo devo tanto, con la maglia del Palermo ho conquistato la maglia della nazionale. Sono sempre simpatizzante rosanero e faccio il tifo per il grande Palermo che ritorni dove merita, cioè in Serie A, dove speriamo tutti che nel giro di pochi anni possa ritornare nel calcio che conta. La risposta del pubblico di Palermo c'è stata non solo in questa partita, ma anche il numero di abbonamenti per un torneo come quello di Serie D, che sta superando di gran lunga le migliori aspettative rispetto alle precedenti, ai precedenti campionati in serie superiori. Sì, sì, non c'è da meravigliarsi, il pubblico di Palermo l'ho conosciuto da vicino, quindi c'è sempre tanto entusiasmo, c'è sempre grande passione e è il 12° uomo in campo, quindi va fatti i complimenti al pubblico, spero che sarà sempre vicino alla squadra nei momenti positivi, nei momenti magari di difficoltà, e perché comunque se si vuole tornare in Serie A ci vuole che sia la componente pubblico, la componente società, squadra siano compatti, quindi faccio un grande tifo e spero comunque di ritornare a Palermo, che quando torno qua comunque torno con molto affetto. Lombardini, qual è stato il momento più emozionante questa sera? Da quando sono entrato fino adesso che sto uscendo, che sono con voi. Ma io ero già venuto oggi pomeriggio tipo a luna e sono entrato dentro e ho avuto i brividi perché mi ricordo sempre quello che abbiamo fatto qui in questo stadio e ogni volta che ci entro, non c'entravo da tanto, ma ogni volta che entro qui per me è qualcosa di speciale, quindi quando appena sono entrato che ho avuto l'applauso della gradinata dall'altra parte mi sono emozionato. Qual è il tuo pensiero, un tuo messaggio per questa nuova società che sta nascendo? Posso solo fare in bocca al lupo per tutte le cose nuove che nascono, un in bocca al lupo particolare, spero che raggiunga i suoi traguardi, spero che riesca a riportare il Palermo dove merita, perché sappiamo tutti che non è la sua categoria questa, l'abbiamo vista anche stasera dalla gente e può fare sicuramente molto di più e quindi dove merita. È stata penso una gran serata, c'era lo stadio pieno, speriamo che con questo clima torni un po' di entusiasmo, una società nuova, penso che ne abbia bisogno perché non è mai facile ripartire da zero, soprattutto ripartire dalla D che sarà un campionato difficile, quindi penso che è andata bene, abbiamo un po' ceduto nel secondo tempo ma è un calo normale. E quindi alla fine penso che si è chiuso un cerchio, io qua ho fatto 2 anni stupendi, sono stato molto bene, mi dispiaceva tanto quando mi fischiavano, però sapevo che erano più fischi cioè che comunque la gente li voleva sempre bene, perché l'affetto che trovavo dai tifosi palermitani in giro per l'Italia era tanto. E stasera abbiamo chiuso questo cerchio, sono contento perché è sempre bello tornare qua, in una città dove, come ho detto, ho fatto 2 anni fantastici, mi hanno lanciato nel grande calcio e quindi sono stato molto contento di essere venuto e soprattutto di aver ricevuto gli applausi. È sempre uno stadio bello, uno stadio caldo, poi vederlo era quasi pieno, a parte la parte sopra, però c'era tanta gente, ripeto, qua ho fatto 2 anni fantastici, è stata una svolta della mia carriera, quindi è uno stadio che mi portava molto bene perché ci ho fatto tanti gol ed è sempre un bel effetto. Tony, dall'esterno, che impressione ti ha fatto questa parabola discendente degli ultimi anni del Palermo, tu che hai vissuto il Palermo più grande invece dell'era Zamparini? Ah, purtroppo qualcuno ha sbagliato, purtroppo sta succedendo, è successo ancora, speriamo che non succeda più perché penso che grandi squadre come il Palermo, come anche nella stessa anche a Modena per esempio, da me è una città che è fallita, è brutto quando devi ripartire da zero, bisognerebbe fare un po' meno errori. Soprattutto Palermo è una piazza importante, merita sicuramente altre categorie e per quello bisogna fare un grande in bocca al lupo perché non è mai facile metterci la faccia, ce l'ha messa il presidente, l'ho visto molto carico, quindi questo penso che sia un bel segnale per riportare il Palermo dove c'è il calcio quello vero. Per il nuovo corso del Palermo abbiamo sentito anche l'attaccante ficarrese Giovanni Ricciardo, che a suon di gol in questo pre-campionato sta iniziando a conquistare il cuore dei tifosi. Gianni Ricciardo, quali sono state le emozioni a caldo nel calcare l'erba della favorita? Pazzesche, come ho detto prima, quando sono arrivato mi sono venuti i brividi, davvero, una cosa del genere non l'ho mai vista perché davvero non so quanta gente c'era, ma qualcosa di incredibile, dai. Quando ho visto lo stadio pieno
un'atmosfera incredibile. Speriamo di riuscire a portare questa gente anche in campionato, soprattutto di riuscire a fare risultati da subito, così l'entusiasmo cresce. Grossa responsabilità da parte di voi giocatori nel cercare appunto di soddisfare quelle che sono le esigenze di questo grande pubblico che si aspetta tanto da voi. Sì, noi siamo venuti a Palermo consapevoli di tutto questo. Ognuno di noi sa che ha delle grosse responsabilità, sa di indossare una maglia molto pesante, sa che i tifosi sono molto esigenti, quindi siamo consapevoli, però questo non basta. Cercheremo di dare sempre il massimo e di pensare partita dopo partita. Aquila sempre in volo, cuore e coraggio vero, liberi come il vento, abbiamo il cuore rosa nero. La scommessa è già vinta per metà? No, la scommessa non è neanche iniziata, quindi la gente partecipa perché giustamente comprende di essere protagonista. Credo che oggi tutta questa gente non sia neanche venuta per vedere una partita di calcio, perché era una festa, non vinceva e non perdeva nessuno, vinceva comunque il Palermo. Quindi è la dimostrazione che la gente è venuta soltanto per partecipare e perché, come c'erano quegli striscioni sull'appartenenza, perché il Palermo ci appartiene. Il momento più emozionante sarà a Marsala, il primo gol, le partite vere, perché stasera, stasera l'emozione, diciamo, personale sicuramente, di vedere tanti grandi campioni che sono venuti con cuore, con passione. Infatti io li vorrei davvero ringraziare, sono felice che tutta questa gente li ha ringraziati, hanno meritato tutti dal primo all'ultimo, perché sono venuti con la passione, senza alcun interesse. Io ho un debole risaputo per Vito Chimenti, che è l'idolo mio da bambino, e Vito mi ha detto è grazie a te. Mi ha emozionato perché è detto da Vito Chimenti che è stato un grande giocatore, dimostra anche di essere un grande uomo, e in realtà gli ho risposto che non è vero, tutto quello che sta succedendo è grazie a quello che loro hanno seminato in questi anni, perché è una passione che ci hanno trasmesso con le loro gesta. Liberi come il vento, abbiamo il cuore rosa nero, insieme andremo dove niente ci fa paura, forti e pieni di gioia, dritti verso la gloria, per te non muore mai la voglia di lottare ancora, ogni vittoria sarà la giornata che conta, uno stadio che canta. Palermo, Palermo, sempre al tuo fianco saremo, in paradiso all'inferno, nel cuore ti porteremo sempre. Palermo, Palermo, sei tutto quello che abbiamo, di rosa nero in eterno tutto il mondo tingeremo. Palermo, Palermo, sempre al tuo fianco saremo, in paradiso all'inferno, nel cuore ti porteremo sempre. Palermo, Palermo, sei tutto quello che abbiamo, di rosa nero in eterno tutto il mondo tingeremo. Rosa nero, sei l'amore vero. Rosa nero, sei l'amore vero. Rosa nero, sei l'amore vero. Però siamo in Serie D, ma noi, il Palermo è nostro, questo è più importante.